Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video in cui vi farò vedere una stesura della Sibilla Gitana. Ovviamente è solo un esempio, però voglio farvi vedere la stesura che si chiama il lancio della chiave. Ho già posizionato le carte in modo che voi possiate vedere come si presenta. Ci sono, come vedete, delle coppie di carte, quindi due carte una sull'altra messe in questa posizione, tranne questa qui che invece è una carta singola. Comunque ora vi spiego tutto bene nel dettaglio. Intanto il lancio della chiave è un ottimo metodo per mostrare come funziona questo oracolo, perché permette di identificare chiaramente il problema, quindi le cause che lo hanno determinato, gli elementi favorevoli o contrari al consultante e inoltre si può trovare una possibile soluzione e vedere lo sviluppo futuro dell'azione iniziale. Prima di tutto il consultante deve esprimere i dubbi che lo assalgono, quindi deve formulare una domanda chiara e concreta. Poi prenderà le carte, le mischierà 7 volte, lascerà il mazzo sul tavolo e lo taglierà in 2 parti. Riunirà poi le 2 parti del mazzo, le mischierà di nuovo 7 volte e depositerà il mazzo sul tavolo prendendo le carte, in modo da collocarle nel modo che voi adesso vedete qua. Quindi dovete metterle proprio in questo modo qui. Se voi osservate bene, questa figura assomiglia un pochino a quella che è una chiave. Ovviamente è una figura, simbolica, però diciamo che ricorda un pochino una chiave. Durante la lettura bisogna tenere presente il valore divinatorio di ogni posizione, sempre riferito al consultante. Adesso però vediamo bene la stesura che cosa va ad indicare. Intanto qui, come possiamo vedere, abbiamo le prime 2 carte che sono queste due qua. Queste carte indicano che cosa è successo e come va, quindi che cosa è successo e come sta andando. Poi la carta in seconda posizione, la coppia in seconda posizione che è questa qui, indica che cosa desidera la persona e qual è la sua forza. Poi abbiamo la carta, la coppia 3, eccole qua, e questa sono da chi o come si ricevono gli aiuti e questa invece indica perché questa persona dà degli aiuti. Questa indica chi o cosa gli si oppone e questa indica perché questa cosa si oppone. Poi non vi preoccupate che capirete meglio quando vi farò la stesura. Questa coppia di carte qua indica come si deve agire e contro chi o cosa si deve agire. Poi c'è l'ultima coppia, perché l'ultima carta è singola, l'ultima coppia indica questa carta sopra che cosa succederà di positivo e quella sotto cosa succederà di negativo. Poi c'è quest'ultima carta che è da sola, che indica quali situazioni faranno ottenere delle soddisfazioni. Adesso facciamo un esempio concreto. Poniamo il caso che il consultante si rivolga all'oracolo della Sibilla Gitana per avere delle notizie sul suo futuro professionale. Quindi, prima di tutto, si deve esprimere in modo chiaro, quindi deve dire chiaramente che cosa vuole sapere e mettiamo che la domanda sia: come si svilupperà il mio lavoro? Quindi andiamo subito a vedere. La prima coppia di carte è il giudice e la meditazione. Quindi in questa prima coppia di carte noi abbiamo una situazione di questo tipo. La carta del giudice indica che il consultante è stata vittima di un giudizio sfavorevole nel recente passato e ciò lo ha danneggiato nella sua professione. La carta della meditazione indica che il consultante si mantiene in una posizione riservata mentre pensa a cosa deve fare per uscire dalla situazione che si è creata. La seconda coppia abbiamo il regalo e l'adolescente. Forse il maggior desiderio è che si riconosca la sua capacità professionale, cosa che viene avallata dalla presenza della carta 32, il regalo, che annuncia un omaggio imminente. Forse il consultante desidera maggiormente che venga riconosciuta la sua capacità professionale e questa cosa viene avallata dalla seconda coppia di carte perché c'è il regalo che indica appunto un regalo imminente, un omaggio imminente, un riconoscimento imminente. E poi la carta sotto è l'adolescente che praticamente annuncia la presenza nel consultante di un entusiasmo
proprio della gioventù, quindi magari il consultante in questo caso è una persona giovane, o se non è giovane, comunque ha uno spirito abbastanza giovane, abbastanza entusiasta. Poi abbiamo la terza coppia, qui da chi riceve aiuto o da cosa e perché riceve aiuto. Vediamo che c'è il denaro e la gelosia. Il denaro in questo caso, per strano che possa sembrare, significa che ciò che lo aiuta è la sua necessità estrema di denaro. Perché? Perché magari per la sua necessità estrema di ottenere denaro si impegna, quindi si impegna di più. La gelosia è una carta che assicura l'esistenza di un rivale invidioso da cui il consultante vuole distinguersi maneggiando più denaro di lui, quindi c'è una specie di competizione. La quarta coppia cosa si oppone e perché? Che cosa si oppone? Noi vediamo il viaggio, quindi probabilmente quello che si oppone è il fatto che lui si dovrà trasferire in un altro luogo, dovrà affrontare un viaggio, comunque delle trasferte. E perché si oppone la carta del bambino? È una carta che annuncia delle preoccupazioni, difficoltà in tutti i campi, indica che se si trasferirà i problemi aumenteranno, quindi praticamente si oppone al fatto che lui deve spostarsi e perché questo lo preoccupa in qualche modo. Poi abbiamo la coppia 5, eccola lì. Praticamente abbiamo la morte e il ladro, quindi come si deve agire e contro cosa. La morte indica che il consultante deve fare un cambiamento radicale nel suo stile di vita, quindi probabilmente quel viaggio di cui parlavamo prima dovrà essere fatto. Contro chi si oppone, contro che cosa? L'ostacolo principale è la sua tendenza allo sperpero, quindi deve essere sensibile alla presenza del ladro, in quel caso nella carta, e controllare le uscite di denaro. Quindi c'è un viaggio che dovrà fare, questo viaggio lo preoccupa, probabilmente quello deve essere un cambiamento che va fatto, ma oltre a questo deve anche controllare le sue uscite di denaro. E poi c'è la carta 6, cosa succederà di positivo e cosa di negativo? Cosa di positivo? La carta è l'incostanza, quindi le difficoltà non gli fanno abbandonare le sue grandi ambizioni. Quindi, non abbandonando le ambizioni, probabilmente riuscirà ad avere successo. Negativo, la malattia. Attenzione, perché qui non parliamo di malattia fisica, non si fanno mai, mai le carte sulla salute, non fatelo mai. Quindi io personalmente non parlo di salute fisica, ma in questo caso la malattia è una carta simbolica che indica delle difficoltà ad adattarsi a una nuova situazione lavorativa. L'ultima carta è la fedeltà, quindi quali soddisfazioni otterrà? L'unica cosa soddisfacente per il consultante sarà l'appoggio dei suoi amici e dei suoi familiari, che viene assicurato appunto dalla presenza di questa carta. Quindi, ricapitolando, questa persona ha bisogno di riconoscimento, ha bisogno di avere successo, però si preannuncia un cambiamento che richiede un viaggio, che richiede uno spostamento, che richiede anche un controllo delle uscite di denaro e lui, per la sua grande ambizione, per la sua voglia di fare, per il suo entusiasmo anche un po' giovanile, porterà alla fine tutti i suoi comportamenti per ottenere questa cosa. C'è un pochino di difficoltà perché la nuova situazione lavorativa comunque gli darà del filo da torcere per quello che riguarda l'adattamento, probabilmente è una persona un po' abitudinaria che fa fatica ad accettare i cambiamenti, ma il fatto che gli amici, i familiari, comunque le persone intorno a lui gli stiano vicino, gli daranno la forza per affrontare questi cambiamenti e per ottenere un buon successo sul lavoro. Quindi direi che questa è una stesura positiva. Ci sono dei cambiamenti nel lavoro, ci sono delle difficoltà di adattamento, ma tutto con un esito positivo. Ho concluso questo mini corso sulla Sibilla Gitana, vi ho fatto questo esempio di stesura, poi ce ne sono tanti altri che voi potete fare, quindi allenatevi, provate, sperimentate, scrivetemi nei commenti se avete dei dubbi o delle domande. Io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.